Allora, intanto benvenuti, buon pomeriggio. Mi sembra, dicevo prima, di essere, potete applaudire perché qui mi sembra di essere a un congresso di partito o forse in un palazzetto dello sport. C'è da tifare per che cosa? C'è da tifare per il settore immobiliare. Mi piacerebbe dire che questa giornata potrebbe essere ribattezzata come la giornata dell'orgoglio immobiliare, mi piace dire. No, è così. Allora, dobbiamo andare molto rapidi, perché poi tutti voi, anche ci sono molti di voi che sono venuti da fuori Roma, e quindi sì, a volte i viaggi possono essere piacevoli, ma qui c'è da parlare di problemi concreti. Intanto, oltre ai presenti, questo pomeriggio questa manifestazione si può seguire in streaming sul sito di FIAIP, www.fiaip.it, insomma un sito che voi conoscete benissimo. Noi ovviamente le relazioni iniziali, il quadro, il contesto purtroppo per alcuni versi sconfortante in cui versa il settore, ci confronteremo con i politici e con gli addetti ai lavori per quanto riguarda appunto il problema del settore immobiliare, e speriamo anche di dare un contributo con una serie di raffronti che vi presenteremo e che riguardano poi gli altri paesi europei a proposito delle politiche sulla casa e sul settore immobiliare. Voglio dire soltanto un'altra cosa per cominciare. In questo contesto, in questo momento, come sapete, è in pieno svolgimento la campagna elettorale, quindi per noi è molto importante che i politici che saranno presenti, di diversi orientamenti, di diversi schieramenti, possano darci perlomeno un piccolo orientamento di quello che saranno le loro politiche nel momento in cui sarà formato un nuovo Parlamento e ovviamente un nuovo governo. Poi nessuno di noi ha la palla di vetro, sondaggi a parte, vedremo dopo il voto di febbraio, insomma, questo Paese se sarà governato e governabile, ma appunto questo è tutto da vedere. La campagna elettorale, come sapete, è contrassegnata come sempre da botte e risposta, insomma, da anche personalismi feroci. Uno dei temi che affiora, che è affiorato e che domina la campagna elettorale è quello delle tasse, in particolare c'è il tema dell'IMU. Ne parleremo di IMU però sotto vari punti di vista, perché è facile anche per noi che facciamo informazione dire genericamente parliamo di IMU. L'IMU, come sapete molto meglio di me, vuol dire tante cose e quindi poi entreremo nel dettaglio. Un'altra cosa che volevo dirvi è che proprio ieri, e questo lo sapete, ci sono stati i dati del Fondo Monetario Internazionale che ancora una volta non vedono rosa, diciamo così, per l'Europa e per l'Italia in particolare, e ci sono i dati distribuiti, illustrati da Confindustria, da Rete Impresa Italia, da centri studi autorevoli, che ci dicono che ancora una volta anche questo 2013 sarà un 2013, ma questo lo sappiamo, non lo faccio per addolorarci di più, sarà un 2013 difficile, un punto di PIL se va bene in meno, per non parlare della disoccupazione che sarà intorno al 12% nel 2014. C'è chi vede nel secondo semestre di quest'anno qualche spiraglio di ripresa, noi ovviamente ce lo auguriamo perché lo spiraglio di ripresa riguarda l'intera economia italiana, europea, italiana, e quindi anche questo settore, il settore che è stato martoriato da scelte e politiche infauste, come sapete, e speriamo che appunto in questa ripresina, se ci sarà questa luce in fondo al tunnel, che anche il settore ne possa giovare. E poi c'è stato proprio ieri un forte, un vibrante, diciamo, appello, per così dire, un piano però dettagliato del presidente di Confindustria Squinzi, che ha detto, insomma, ci vuole per questo paese una terapia d'urto, un vero e proprio shock. Io che sento quotidianamente molti politici, devo dire che credo che in tutte le formazioni politiche e nei politici ci sia la consapevolezza che questo paese ha bisogno di uno shock. Poi ovviamente le ricette sono molto diverse e bisogna vedere anche quali di queste ricette concretamente possono essere attuate in vista anche di un governo che potrebbe essere un governo appunto non retto solo da uno schieramento, ma essere il risultato di accordi e di coalizioni, il che ovviamente rende magari più difficile governare il paese. Allora, detto questo, io direi di cominciare subito questo nostro pomeriggio, e quindi per prima cosa chiamo il presidente Paolo Righi qui con noi. Anzi, prima di questo, no, venga, venga presidente. Perché mi
Allora, dico proprio con il presidente accanto, è bello vedere casa uguale lavoro e come. Allora, siccome il titolo di questo pomeriggio è Se riparte l'immobiliare, riparte l'Italia, allora viene da dire, no? Beh, quanto siamo autoreferenziali. Vi mostriamo una cosa, vediamo se possiamo vedere la filiera, diciamo, dell'immobiliare. Ecco, questo grafico parla meglio di tante parole rispetto agli argomenti di cui ci occupiamo. Vediamo cosa movimenta la filiera immobiliare. Facciamo il focus sul primo cartello. Io sono ciecato, non leggo, così me lo ingrandite, per favore. Eccolo qua. Allora, edilizia e costruzioni, imprese, muratori, idraulici, elettricisti, pavimentatori, arredatori, giardinieri, impiantisti di risparmio energetico, l'altro grande tema un po' come dire, sottotono in campagna elettorale, che è tutto quello della green economy. Andiamo al cartello successivo. Industria, ovviamente tutti i materiali per l'edilizia, calcestruzzi, legnami, siderurgia, chimica, ceramica, abbiamo un distretto a Sassuolo delle ceramiche importantissimo, vetrerie, impiantistica, infissi, arredamento, bioedilizia, e torna anche il discorso del rispetto ambientale, risparmio energetico. Poi, ancora, riguardo i professionisti, gli agenti immobiliari, ovviamente gli architetti, gli amministratori condominiali, i consulenti del credito, i facility management, i geometri, gli home stagers, gli ingegneri e i notai. Anche qui una filiera che raccoglie un sacco di professioni. E poi la finanza, istituti di credito, ovviamente le assicurazioni, i fondi immobiliari, no? Credo che c'è la promozione, poi ovviamente le riviste di settore, le riviste e i quotidiani, i portali immobiliari che si sono anche moltiplicati, la TV e la radio, e non è di secondo piano anche quest'ultimo cartello, perché a cascata poi ovviamente se un settore funziona, funzionano anche questi settori che, come sapete, vivono soprattutto di pubblicità, e c'è una crisi pubblicitaria spaventosa, ma non vi parlo dei problemi del mio di settore, lasciamo perdere.